Avete avuto parecchi danni qui a catena? Tutto buttato via. Che c'era dentro? 1,75 m da. Qui ci passava il fiume di dietro, passava di qui. In casa proprio? Sì, ha sfondato la porta, il segno è quello lì. Di là c'erano di più perché il portone era bloccato da dentro. È tutto rovinato, se l'aspettava una cosa così? No, no. Non l'aveva mai vista? No, mai provata, mai. Avete avuto paura qui la sera? Tanta. Io sono una sorella e non abito qui, ma la sorella sì. L'hanno salvati di sopra. Sono dovuti andare al piano di sopra? Sì, sì. Hanno avuto tanta paura. Sta portando via il materiale che aveva in casa? Sì, sì. Ha avuto danni ingenti? Sì, non si vede. Ha portato via porte ed ogni ossa, però questa era un magazzino, non era abitata. Peggio è toccata a quella lì che è abitata. Avete avuto parecchi danni qui anche nel negozio? Abbastanza, abbiamo avuto diversi disagi, però insomma ci stiamo rialzando pian piano, quindi stiamo cercando di ripartire il prima possibile. Sono stati 3 giorni di intenso lavoro? Intensi, grande paura e poi e tutto si riparte, dai, pian piano. Sindaco, com'è la situazione? Si vedono montagne di rifiuti ovunque qui, mobili da buttare via. Sì, quello che vedete stasera è una piccola parte del disastro che è già stato tolto come rifiuti tra sabato e domenica attraverso Alia. La realtà è che Quarrata è una città disastrata dopo l'evento clamoroso mai stato a Quarrata prima tra giovedì notte e venerdì passato, che ha colpito tutto il centro storico, questo centro, tutti i negozi. Qui ci sono 12.000 cittadini nel centro storico, 3.000-4.000 sono stati sicuramente colpiti, tutti i negozi, tutti gli abitanti. Sono stato anche oggi pomeriggio con il senatore Parrini a fare la visita e si è rivisto insieme ai nostri cittadini. Le frazioni colpite, la catena è stata devastata, dove addirittura un'abitazione non esiste più, è stata perforata dal torrente Stella, che ha straripato 2 volte il giovedì notte e tra il sabato e la domenica, devastando queste abitazioni e anche la stessa frazione. È uguale in collina, nel Montalbano, Montemagno, c'è stata una frana mai vista, irripetibile, dove è crollata una collina su delle abitazioni. Una situazione molto grave, senza precedenti a Quarrata. Come parlamentari dobbiamo impegnarci perché in legge di bilancio con un decreto siano messe risorse adeguate all'emergenza che si è verificata, perché gli indennizi siano totali e rapidi e perché si possa fare un accordo nazionale con il sistema bancario per sospendere i mutui a chi ha subito danni e per avere prestiti a tasso zero per chi deve ripartire.